Ciao a tutti, oggi parliamo del libro Digital Creator Rigging. Questo libro parla di rigging, ma visto che non tutti sanno che cos'è, spendo due parole. Il rigging, in questo specifico campo, ossia la modellazione e l'animazione 3D, è quel processo per cui è possibile creare, diciamo così, un vero e proprio scheletro su un personaggio digitale per poi andarlo ad animare, e questo vale sia per il corpo che per la faccia. Detta così suona molto semplice, in realtà è un processo molto complesso. Quindi questo libro, che in realtà è un manuale, arriva circa alle 400 pagine e oltre, spiega come effettuare questa procedura, in particolare nel software 3ds Max. Specifico che la cosa interessante di questo libro è che non si pone come proprio un manuale vero e proprio, ma ogni passaggio è sempre spiegato in modo che la stessa operazione sia poi possibile effettuarla anche con altri software. Soprattutto all'inizio del libro, quindi tutta la prima parte, è fatta secondo me molto bene, perché parte completamente da zero, quindi in realtà non c'è bisogno di avere conoscenze pregresse in questo senso, anche se chiaramente, essendo già una funzione avanzata quella del rigging, si è più facilitati se si è già lavorati in un ambiente 3D. Però, dicevo, la prima parte spiega proprio quanto sia importante, prima ancora di toccare il software, capire quello che si sta facendo, e quindi si spendono giustamente molte parole su tutta la parte di ideazione e di design, spiegando anche molto bene, questo è interessante, le varie figure coinvolte, come si devono, diciamo, parlare fra di loro, come devono lavorare insieme su certi aspetti. Perché chiaramente quando si lavora in produzioni di un certo livello, di una certa grandezza, tutte queste operazioni sono suddivise su singoli professionisti. Questo libro parte proprio dal fatto che il personaggio di base è già stato creato, e da lì si inizia per creare la struttura, il rigging, per poi animarlo. Nonostante questo, nella prima parte libro però viene proprio spiegato l'importanza del design fatto bene, perché già su carta si può decidere, ad esempio, che tipi di movimenti questo personaggio deve fare in base al tipo di creatura che è, quindi se è un umano, un mostro. E per esempio questo libro, si vede in copertina, viene utilizzato proprio questo modello, che è un mostro un po' particolare, per creare tutto il rigging fino all'animazione finale. Per questo, a maggior ragione, è davvero bello il fatto che questo libro fornisce un link per chi ha acquistato il libro, dove poter scaricare il modello di base che vedete in figura, e sul quale poi si basa tutto l'esercizio pratico che segue il filo conduttore dei vari capitoli. Quindi si parte di base da questo modello già fatto, tramite le sue istruzioni si analizza come è fatto e come creare effettivamente l'ossatura, fino a avere un modello completo. In particolare, di cosa quindi si parla? Intanto, come fare le operazioni di base bene e in modo preciso, quindi strutturare bene lo scheletro in base alla fisionomia del personaggio, in base ai movimenti che si pensa si dovranno fare in futuro, quindi creare lo scheletro, animarlo, quindi creare anche i cosiddetti controller, che sono delle specie di maniglie per guidare le varie porzioni del personaggio, soprattutto se è complesso come questo, perché comunque si parla di una figura umanoide e con anche la coda, quindi ci sono molti elementi da animare. E cosa molto interessante e non così scontata, perché questi materiali non sono facili da trovare, si parla anche dell'animazione facciale, quindi come creare tutto il sistema di ossatura della faccia per creare le espressioni, e la muscolatura, quindi la simulazione dei tessuti di quando il personaggio si muove effettivamente. Poi ci sono delle parti, diciamo, più in conclusione, ma che vengono comunque spiegate, che sono per completezza, appunto, di spiegazione, la creazione, per esempio, del pelo o dei capelli, o il texturing, quindi il fatto di creare dei materiali e delle texture per il personaggio per renderlo più realistico, e anche un minimo di animazione. Tutto questo è tantissimo materiale, e come dicevo però è affrontato in modo che chiunque possa seguire questi step passo passo. Infatti si parte, per esempio, faccio un esempio veloce, quando si parla di rigging facciale si parte da una cosa semplicissima, che è una faccia a forma di cubo, quindi con pochissimi elementi, però è proprio questo che permette di capire come funziona e poi riuscire a giostrarsi quando le cose si fanno un pochettino più complicate. Una cosa, per esempio, molto interessante e utile è proprio il fatto che a un certo punto, quando si parla di animazione facciale e quindi di rigging, viene riportato direttamente sul libro, con una serie di fotografie, l'elenco di quelle che sono le espressioni facciali principali
Ed è proprio un materiale importantissimo, perché quando poi si è davanti al computer e si devono creare questi tipi di espressioni, servono dei riferimenti, e dei riferimenti che vadano bene per la maggior parte dei personaggi che stiamo facendo. E quindi ci sono diverse pagine con direttamente questo materiale a portata, senza bisogno di andare a cercare una fonte su internet, eccetera, eccetera. Quindi lo consiglio chiaramente a chi un minimo ha già toccato il mondo del 3D e quindi si è appassionato e vuole sapere di più su tutta la parte relativa al rigging e all'animazione dei personaggi. È chiaramente rivolto in primis agli utilizzatori del software 3ds Max, ma se vi capita sotto mano, anche se non usate quel software e non sapete ancora bene come giostrarvi in questa tipologia di lavoro, consiglio di leggerlo, anche perché uno dei valori aggiunti è proprio il fatto di avere un libro con una sequenza ben precisa di operazioni, non tanto su che tasto schiacciare, ma come si deve affrontare nell'ordine giusto il flusso di lavoro. E visto che è raccontato da una persona che fa questo di lavoro, emerge proprio dal libro tutta la complessità e l'importanza soprattutto di avere chiaro nella testa cosa c'è da fare prima ancora di saperlo fare. È uno di quei casi in cui l'esperienza dell'autore è il valore aggiunto del libro, oltre alle informazioni che sono effettivamente scritte dentro. Quindi questo era Digital Creature Rigging. Vi lascio come al solito tutte le informazioni in descrizione. Fatemi sapere se vi capita sotto mano, se l'avete letto e cosa ne pensate, e noi ci vediamo al prossimo video.